Quando parliamo di violenza sulle donne, non dobbiamo mai dimenticarci di tutte quelle donne che sanno di essere in una relazione abusante, ma non sanno come uscirne, per un motivo. Ascoltami con attenzione, perché questa è una vera e propria spirale, un circolo vizioso che bisogna consapevolizzare per avere la possibilità di uscirne. Come se, tanto più, la vittima fosse disposta a perdonare l'abusante, tanto più quest'ultimo si portasse via un pezzo dell'autostima della vittima. Ora questi pezzetti si sommano e tanto più è grande il perdono, tanto più grande sarà questo pezzo di autostima che le viene letteralmente sottratto, con il risultato che la vittima si sentirà sempre peggio perché la sua autostima si è sempre più abbassata, fino a quando, superata una certa soglia, e questo la clinica purtroppo ce lo insegna, la vittima non inizia a sperimentare delle sindromi molto, molto invalidanti, come ad esempio l'ansia o una depressione. Ecco, il mio suggerimento in questo contesto è quello di, quando subisci un abuso, soprattutto un abuso psicologico che sembra essere sottovalutato in questo periodo, di fermarti, prendere carta e penna e scrivere non quello che c'è intorno a te, ma quello che succede dentro di te. Quali sono i tuoi stati emotivi? Come ti senti? Dov'è la tua autostima? Spero che questo suggerimento e questo video possano esserti d'aiuto. Io ti mando un grande abbraccio e a presto.